Signora Jimmy ha sbagliato, ma se voi non fate questa pranza, io umiliate, io morire. Signora, mi butte di sotto. Senti, peggio, adesso non scherziamo. Il pranzo di Natale non si fa, è deciso e basta. È vero sì o no, Marcantonio? Vero. Ah, il Natale, giorni di magia e serenità, forse non proprio quest'anno, ma noi proviamo a portarvi un po' di allegria. Accomodatevi sul divano, copritevi bene con una coperta e preparatevi a volare con la fantasia in paesaggi innevati e fatati, dove scoprirete le 20 curiosità sul Natale più interessanti, particolari e strane. Ma adesso, se sei nuovo sul canale e non vuoi che ti spuntino le corna come una renna, iscriviti, lascia pure un like. Adesso mettiamoci comodi che partiamo. Okay. Salve, è questo l'albero, no? Ah, sì. Bello, sì, sì. Bellissimo, questo è un albero norvegese. Ho fatto a cambio con un cliente storico, gli ho dato 2 quintali di carote di San Vito e lui mi ha dato l'albero norvegese, bellissimo. Ho capito, ma questo non ci entra in casa nostra. Come non ci entra? No. No, se non ci entra lo facciamo entrare, non ti preoccupare. Scaricate, al secondo piano. Quando è nato Babbo Natale? È una delle domande che i bambini pongono. Quando è nato Babbo Natale e quanti anni ha? Beh, quell'anziano signore, un po' grassoccio, vestito sempre di rosso, sembra che sia nato nel 1931. Certo, forse è proprio il caso di dirlo, i Natali di Babbo Natale sono tutt'altro che romantici e tradizionali. Quel signore, vestito sempre di rosso, così come lo conosciamo, che ogni anno consegna regali ai bambini più buoni, è nato per motivi commerciali. Precisamente un pubblicitario di nome Sandbolm inventò Babbo Natale per reclamizzare una nota bevanda. Sì, già, stiamo parlando proprio della Coca-Cola. Se ci fate caso, infatti, i colori degli abiti di Babbo Natale sono gli stessi della bevanda. È stata la Coca-Cola a rappresentare per la prima volta Babbo Natale accompagnato dalle renne. Nella tradizione popolare, infatti, Santa Claus consegnava donne e bambini in sella ad un cavallo bianco. Che? Sporcone, ma che stai facendo? No, signora. Signorina, prego. No, chiedo scusa, signora. No, che mi sto mettendo il pantalone. Te li stavi levando i pantaloni. No. Sazzuso. No. Numero 2. Chi è Babbo Natale? Il Babbo Natale che tutti i bimbi del mondo aspettano durante la notte di Natale, altri non è che Santa Claus, in italiano San Nicola, che tradizionalmente è il protettore degli studenti e dei bambini. La leggenda narra che Babbo Natale provenisse da una famiglia turca di nobili origini e molto ricca. La bontà di Babbo Natale ha origini molto lontane. Si narra, infatti, che l'uomo abbia salvato 3 giovani ragazze dalla prostituzione. Le giovani, appartenenti ad una famiglia caduta in rovina per portare a casa un po' di denaro, erano costrette a vendere il loro corpo. Ebbene, Santa Claus donò loro 3 sacchi colmi di monete come dote matrimoniale. L'uomo trovò la porta di casa chiusa e, per consegnare i 3 sacchi alla famiglia povera, decise di farli cadere dal camino. Da allora Babbo Natale consegna i suoi doni passando dal camino delle case di tutti i bambini del adesso mondo. Adesso dovevi andare. Il giudice! Attenzione! Ciao, mamma! Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go. Numero 3. Jingle Bells, la prima canzone cantata nello spazio. Non tutti sanno che la prima canzone che gli astronauti hanno cantato nello spazio è stata proprio Jingle Bells, la canzone natalizia per eccellenza. Il curioso avvenimento risale al 16 dicembre del 1965, quando 2 astronauti, Skira Jr. e Thomas Stafford, a bordo della navicella Gemini 6, conclusero il primo attracco della storia ad un'altra navicella, la Gemini 7. Ebbene, i 2 astronauti, a cui non mancava di certo il senso dell'umorismo, decisero prima di fare uno scherzo al centro di controllo, facendogli credere di aver avvistato un UFO. Subito dopo lo scherzo, i 2 astronauti intonarono Jingle Bells, utilizzando, come accompagnamento, un filo con dei campanellini.
La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. Numero 4. Il regalo di Natale più grande e pesante al mondo. La famosa statua, simbolo della città di New York, è stata donata dai francesi agli Stati Uniti d'America proprio nel giorno di Natale. Sì, stiamo parlando proprio della Statua della Libertà. La statua fu trasportata in 1883 casse tramite nave ed è simbolo e segno dell'amicizia tra francesi e americani. La Statua della Libertà, inoltre, commemora la dichiarazione di indipendenza intervenuta circa un secolo prima. Non tutti sanno poi che la statua non aveva un basamento a causa della mancanza di fondi. La base della Statua della Libertà venne così pagata dai cittadini attraverso una sottoscrizione pubblica. Fiore Maggio, tu stella cometa. Fiore Maggio, tu stella cometa. Numero 5. Giotto è stato il primo pittore a disegnare la stella cometa con la coda nel 1299. Sì, è stato proprio Giotto il primo pittore ad aver disegnato la stella cometa con la coda. Il famoso pittore disegnò la cometa con una sfavillante luce, discostandosi dall'iconografia tradizionale della stella stilizzata costituita da molte punte. Proxima Centauri è la stella più vicina e adesso tutte quelle che la seguono indovina... Alfa Centauri A, Tolly, la stella di Barnard, Wolf 359. Mio grande albero di Natale, fatti vestire, fatti attoppare, con fili d'argento, nastri dorati, angioletti colorati. Numero 6. Il primo albero di Natale artificiale è tedesco. Sono stati proprio i tedeschi prima ad addobbare un albero di Natale artificiale, ma le decorazioni utilizzate non furono propriamente tradizionali. L'albero fu infatti addobbato con piume d'oca tinte di verde. Numero 7. La strana statuina presente nel presepe spagnolo. In Catalogna viene tradizionalmente realizzato il presepe a Natale, ebbene, come nei presepi più tradizionali, ogni statuina ha il suo posto e il suo compito. In Catalogna, però, accanto alle statuette della tradizione religiosa, se ne aggiunge un'altra, un Babbo Natale accucciato che, con i pantaloni abbassati, fa i suoi bisogni. Non si conoscono le origini di questa statuina che, comunque, ancora oggi è molto utilizzata. Numero 8. La campagna contro Babbo Natale in Austria e Germania. In Germania e in Austria si sta diffondendo negli ultimi anni una vera e propria campagna di protesta contro Babbo Natale. Beh, i motivi? I tedeschi e gli austriaci pensano che Babbo Natale sia solo una trovata pubblicitaria della Coca-Cola. La campagna contro Babbo Natale ha dunque come finalità quella di riportare un po' di tradizione, ridando nuovo spessore ed importanza a San Nicola. È quest'ultimo, infatti, che nella tradizione austriaca era incaricato di consegnare i doni ai bambini buoni. Lo so bene perché ci abito da molto, 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 molto tempo. Numero 9. La leggenda del bastoncino di zucchero a strisce rosse e bianche. Un'antica leggenda racconta che il bastoncino di zucchero a strisce rosse e bianche sia stato inventato da un pasticcere molto religioso. Il bastoncino avrebbe la funzione particolare di ricordare Gesù. Capovolgendo il delizioso bastoncino, si nota infatti il richiamo alla lettera J, iniziale del nome Jesus in inglese. Numero 10. Perché a Natale si scambiano i regali? La festa del Natale è un'occasione per fare e ricevere doni dagli amici e parenti, ma dove è nata questa usanza? Ebbene, sembrerebbe che il Natale sia la riproposizione, in chiave religiosa, dei Saturnali. Ciao Sheldon, voi lo fate l'albero di Natale? No, perché noi non festeggiamo l'antica festività pagana dei Saturnali. Una festa pagana nata per omaggiare il dio Saturno, protettore delle semine. Durante i Saturnali i partecipanti organizzavano lauti banchetti e si scambiavano doni e regali.
Sheldon, non ho visto il tuo regalo. Questo perché non gliel'ho comprato? Perché no? Non chiederglielo. L'intera istituzione dello scambio di regali non ha alcun senso. Troppo tardi. Mettiamo che io esca. Spendo $50 per un tuo regalo sarebbe un'attività orgogliosa, perché dovrei immaginare cosa ti serve. Mentre tu sai già cosa ti serve, potrei semplificare la cosa, ma posso fare niente. Pandoro panettone, qual è il tuo preferito? Non è solo questione di uvetta o di candita. Non è solo questione di gusto, questa mia è un po' come nel calcio, è una tifoseria. Numero 11. Da cosa deriva la parola panettone? Beh, da uno sbaglio culinario a quanto pare. La parola panettone deriverebbe da panditoni, ovvero un dolce inventato dall'aiuto cuoco della famiglia Sforza per rimediare ad un pasticcio culinario. Uno degli errori più buoni del mondo. Ah, vedi che bel panettone! Oh, quando è che lo scartiamo? Oh, falla finita! Numero 12. Le origini della parola presepe. Non tutti sanno che la parola presepe deriva dal latino praesepe, che vuol dire mangiatoia. Beh, sempre a mangiare si pensa. Numero 13. Perché si addobba l'albero di Natale? La tradizione di addobbare l'albero di Natale ha le sue radici e origini nell'antico Egitto. Qui, durante il culto del sole, si usava addobbare una piramide. Questa tradizione è stata poi ripresa anche dai popoli del nord che, ovviamente, non avendo a disposizione una piramide, la sostituirono con un abete. Addobbare l'albero di Natale, arricchendolo con lucine colorate, simboleggia, come nel culto del sole, la luce della vita. Ah, no. Numero 14. I Christmas Crackers, simbolo del Natale nel Regno Unito. Nel Regno Unito, a Natale, sono molto utilizzati i Christmas Crackers, ovvero pacchettini scoppiettanti che vengono posizionati a tavola durante la cena di Natale. I commensali si divertono a giocare in questo modo. Due invitati tirano il crackers insieme, colui che resta con la parte più grande del crackers tra le mani vince il premio che il pacchettino nasconde. Oh. Numero 15. Il presepe trasportabile ungherese. In Ungheria il presepe viene realizzato in una cassa che ha la forma di una stalla. Questa cassa può essere comodamente trasportata a mano ed i personaggi sono realizzati in carta, ovatta oppure legno. Numero 16. La leggenda di Krampus. Il popolo tedesco è ricco di leggende e tradizioni molto interessanti e suggestive, e la storia di Krampus non è da meno. Comportati bene o Krampus ti punirà. È la frase che molti bambini tedeschi si sentono ripetere durante l'anno. Krampus è un demone, conosciuto anche in Austria, che accompagna San Nicola nella distribuzione dei regali natalizi. Krampus ha il compito di punire tutti quei bambini che non si sono comportati bene durante l'anno. Numero 17. La breve vita dei giochi regalati a Natale. Si stima che il 40% dei giochi regalati a Natale ai bambini si romperanno entro il mese di marzo. Numero 18. Perché sull'albero di Natale appendiamo le palline colorate? Le palline colorate poste sull'albero di Natale simboleggiano le abilità di un vecchio giocoliere. La tradizione vuole che a Betlemme un povero artista si esibiva durante il periodo natalizio.
L'artista era molto povero e si rammaricava di non avere nulla da offrire al bambino Gesù. Ebbene, il gioconiere decise di donare a Gesù la sua arte preziosa allestendo uno spettacolo solo per lui. Il giocoliere riuscì, grazie alle sue palline colorate, a far sorridere il bambino Gesù. Numero 19. Dove lascia i doni Babbo Natale? Beh, in Italia sappiamo benissimo che Babbo Natale lascia in genere i doni sotto l'albero, mentre in Francia li lascia nelle scarpe dei bambini. Numero 20. Il ricco pranzo natalizio polacco. In Polonia il pranzo natalizio consta in ben 12 portate, precisamente una per ogni apostolo di Gesù. Con questo concludiamo, bella gente. Colgo l'occasione per augurare uno splendido Natale a tutti voi. Per i nuovi arrivati vi invito ad iscrivervi al canale, seguite pure la pagina Facebook e Instagram e perché no entrate pure sul gruppo di Telegram. Adesso è arrivato il momento di andare, ma non preoccupatevi, come sempre ci vediamo al prossimo video e alla prossima, gente!